radiotelegrafonici, fu posta in rilievo nel dopoguerra dalla sempre maggiore importanza assunta dai collegamenti di operazione interforze. Lo Stato Maggiore Difesa si propose pertanto fin dal 1947 di istituire una scuola unificata che assolvesse i nuovi compiti addestrativi imposti dalla guerra moderna nel campo delle telecomunicazioni. Intanto vedete immagini della cerimonia che si è svolta alla presenza del Vescovo di Chiavari, dei sindaci di Chiavari, Lavagna, Levi, Carasco, di autorità militari e civili. Ma continuiamo questi brevi cenni sulla storia della scuola. In data 17 agosto 1950, il ministro della difesa dispose la graduale costituzione in Chiavari della scuola unificata operatori radiotelegrafonisti delle tre forze armate. Il compito inizialmente assegnato alla scuola dovette però essere riesaminato stante l'impossibilità dell'unificazione dei requisiti di arruolamento, della durata della ferma e nelle condizioni di carriera per il personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Lo Stato Maggiore della Difesa alla fine del 1950 dovette conseguentemente rivedere la funzione della scuola per una diversa utilizzazione. Quindi la scuola iniziò progressivamente la sua attività all'inizio degli anni 50 nella caserma Giordano Leone, già sede del 15° Reggimento Genio dal 1940 al 1943. A seguito delle nuove esigenze nel campo delle telecomunicazioni sorte con l'adesione del nostro Paese al Patto Atlantico e derivanti dall'adozione delle procedure NATO e dall'impiego di nuovi materiali, alla scuola furono assegnati i compiti di aggiornare e perfezionare la preparazione professionale dei sottufficiali delle tre forze armate addetti alle telecomunicazioni, aggiornare gli ufficiali inferiori specializzati nelle telecomunicazioni alle nuove procedure radiotelegrafoniche, completare mediante corsi di lunga durata la preparazione dei sottufficiali delle tre forze armate destinati al passaggio in carriera. Sentiamo adesso un brano dalla allocuzione del comandante della scuola, il capitano di vascello Bruno Di Fabio. Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle tre forze armate, personale civile della difesa, celebriamo oggi il 38° anniversario della fondazione della scuola. Nel lontano 16 maggio del 1952 fu infatti costituita questa scuola con il compito iniziale di dare uniformità addestrativa agli operatori radiotelegrafisti delle tre forze armate, assicurando la perfetta intercomunicabilità nella cooperazione interforze, requisito questo che si era rivelato di fondamentale importanza nella condotta delle operazioni belliche dell'ultimo conflitto mondiale. Le finalità dell'Istituto sono state in seguito estese al delicato settore dell'efficienza dei materiali delle telecomunicazioni e quindi alla formazione dei tecnici elettronici preposti alla manutenzione e riparazione degli apparati. La caratterizzazione interforze dell'Istituto non soddisfa unicamente la già citata esigenza tecnico-operativa dell'intercomunicabilità, ma risponde anche all'altra non meno importante necessità di promuovere e rinsaldare la coesione morale fra le tre forze armate e lo spirito interforze che in questo istituto è concreta e tangibile realtà quotidiana. Thank you.
16 di maggio del 52, a meglio sottolineare il progressivo estendersi nel campo addestrativo affidatole, l'istituto assumeva l'attuale denominazione di Scuola Telecomunicazioni Forze Armate. Il 10 maggio 1961 fu concessa all'istituto la bandiera unitamente al motto Tre milizie, una voce. In questi 38 anni di attività, la scuola ha addestrato più di 58.000 allievi,